Salve, buongiorno. Come sta vivendo la comunità di Carovigno questa attesa per capire se effettivamente c'è stata un'implicazione dell'attuale sindaco in questa vicenda dei voti e di questi intrecci? Ma io in questo momento non posso pronunciarmi perché ho letto solo i giornali, non so come stanno i fatti, però bisogna approfondire meglio. Penso che la magistratura avrà il suo compito di gestire la situazione. Ma io non ho sentito niente veramente, di tutto ciò io non ho sentito niente, perciò non so dirvi. Io mi associo a ciò che ha detto lui. Quindi non sa nulla neanche lei? No, io sono proprio ritardato, signorina, sono proprio ritardato. Ma va a votare? Beh, naturale, è importante il mio voto. Stiamo ascoltando un po' i cittadini di Carovigno in merito a quella che è la vicenda giudiziaria che sì. Di cui si parla in questi giorni. Che idea si sia fatto a tal proposito? Nel sindaco io ho massima fiducia perché per ora non ci sono prove a suo carico. Speriamo in bene. Certo preoccupo la situazione perché non è bella. Come ne esce Carovigno? Come ne esce? Non bene, non bene. Che idea si è fatta? Cioè, io mi sono fatto un'idea del sindaco, una brava persona, non posso dire altro. E poi le cose che succedono, molte volte veniamo coinvolte e non posso giudicare. Ecco. Comunque il paese ha bisogno di tanta serenità. Non rilasciamo dichiarazioni, mi dispiace.